Se non trovi pace con i capelli ed hai provato di tutto, abbiamo il trattamento con esosomi, perché grazie alle capacità rigenerative e antinfiammatorie sono utili per trattare prurito, arrossamenti, alopecia areata, androgenetica, telogen effluvium cronico e dermatite seborroica. Gli esosomi sono particelle nanosferiche con un diametro inferiore di 150 nanometri, estratti dalle cellule staminali vegetali della rosa di Damasco, contenente una varietà di biomoleculi come fattori di crescita e nutrienti specifici per capelli e proteine. I principali benefici degli esosomi includono iperpigmentazione, fa ripartire lo starter della melanina favorendo l'annerimento dei capelli e rallentandone lo sbiancamento. Rigenerazione dei capelli, favoriscono la ricrescita e il potenziamento dei follicoli piliferi, stimolandone la ricrescita. Azione antinfiammatoria, riducono l'infiammazione del cuoio capelluto, creando un ambiente più favorevole alla crescita dei capelli. E miglioramento della densità, aumentano la densità dei capelli, creando quindi un ambiente più folto. La seduta ha una durata di circa 30 minuti, permette la ripresa immediata delle attività ed è indolore. La fiala per capelli contiene più di 10 miliardi di esosomi e viene posta direttamente sul cuoio capelluto pulito e, per massimizzarne l'efficacia, vengono utilizzati dei dispositivi di microneedling meccanico, quindi dei microaghi che andranno a creare dei sottilissimi fori che faciliteranno la penetrazione degli esosomi. Il trattamento verrà personalizzato in base alle esigenze cliniche del paziente, in linea generale una volta al mese per i primi 3 mesi e poi ad ogni cambio stagione. Post trattamento, per evitare che l'area trattata si infetti, non toccare o strofinare il cuoio capelluto per le successive 4 ore. Ragazzi, sui capelli si sono dette una miriade di cose. Se andate dal parrucchiere, dal vicino di casa, dall'estetista, tutti vi diranno come trattare i vostri capelli. Qualsiasi pubblicità in televisione, prodotti, prodottini, galenici, sciampini. Ma se voi avete un prato dove avete seminato dell'erba, per farla crescere bisogna innaffiarla e concimarla. Non c'è santo che tenga. Ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando la campanella qui in alto, di seguirci su Instagram, Facebook e di mandarci un messaggino su WhatsApp se interessati.